Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbalgo sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo, ma non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Agli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti, poi ti vendo. Ah, ok, gli uomini non cambiano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è, sono quelli innamorati come te. Il centro. Buonasera a tutti, sono felicissimi di essere qui questa sera con tutta questa gente, sono veramente molto molto felice, e questo è stato per introdurre la tematica dell'associazione a cui abbiamo deciso di dedicare il nostro spettacolo questa sera. Infatti si tratta dell'associazione Anemos Lombardia, che si occupa di prevenzione contro i fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, e contro la violenza sulle donne. Passeremo a un momento un po' divertente con la nostra commedia, che sarà in due atti, ci sarà un piccolo intervallo di circa 5 minuti. E questa commedia è di Vittorio Barino e di Marta Fracarolli, e riadattata da me, dove si susseguiranno tradimenti, bugie, scambi di ruoli, ripicche, che renderanno questa commedia abbastanza divertente, almeno spero. Non voglio dirvene di più, toccherà a voi a giudicarlo. Ed ora a voi, le bugie hanno le gambe corte. Buon divertimento a tutti! Bene, me la mandi al più presto.
La ringrazio tanto, signora Artemisia. Arrivederci e grazie ancora. Oh, meno male. Scusa, Giovanna, ma con chi stai parlando? Con la signora Artemisia, la proprietaria del bar dello sport. Mi ha trovato un aiuto per questa sera. Ah? Oh. Sai, con tutta la gente che stiamo aspettando, sarebbe stato troppo pesante per me preparare da mangiare e servire anche la cena. Giovanna, mi raccomando, il menù deve essere all'altezza della situazione. Arturo, non preoccuparti, gli ospiti saranno trattati con i guanti. Scusa, cambiando discorso, dove hai messo le mie camicie? Nel terzo cassetto in basso. Come terzo in basso? Le metti sempre nel secondo in alto. Ma qui siamo in montagna e dobbiamo adattarci. E poi, è stata tua l'idea di venire in Valsesia a trascorrere il Capodanno, eh? Un po', se le stanze almeno sono a posto, perché sai, gli ospiti... Vanno serviti a puntino, lo so, Arturo. La Genovefe e io abbiamo lavorato tutta la mattina come due matte per sistemarla. È rimasta chiusa per troppo tempo questa casa. Sì, hai ragione. Dovremmo venirci più spesso da queste parti. Senti, era proprio necessario chiamare un'altra persona per questa sera. Non bastava la Genovefa. No, la Genovefa questa sera non può venire. Eh già, signor Vanghina. La Genovefa questa sera non può venire. Come mai? Perché oggi arriva, dopo 18 anni, mio fratello. 18 anni? Ma dove è abitato? Al Polo Sud? Da Lilliberger Lulu City. Sarebbe? Oh, da Lilliberger Lulu City. In California. Ecco, sì, appunto. Ah, a proposito, ho nella mia camera la foto di mio fratello. Potrei andare a prenderla e metterla qua nel vostro salotto? No, la foto di uno sconosciuto, uno che mai... No, non se ne parla. La foto, dai, sì, sta. Sì, dai, accontenta. Non essere solito brontone. Vai, Genovefa, vai. Grazie. Ciao. Dai, guardi, guardi, il mio fratellone, hai visto? Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Mettila lì, dai. Vuole. Venga, signor Arturo. Dai una mano, Arturo. Ma lo devo mettere pure io. Dai, aiutala, mamma prego. Mia. Sempre il suo. Così? Un picco con sì, le mie mani. Sì, così quando lo vedrà, capirà che non l'abbiamo dimenticato, no? Bene, adesso io vado giù in lavanderia, vado a mettere a posto queste lenzuola che... Oh! C'è solo qualche cimice, puzzano di muffa! Insomma, in questa casa c'è polvere ovunque, bisognerebbe aprire un po' più spesso. Vai. Adesso hai capito perché ho bisogno di un aiuto. Senti, Giovanna. Mi raccomando, lo dobbiamo trattare bene, anzi benissimo il signor Schwarzkopf. Oh, speriamo che non sia il solito tedescone noioso. Tedescone noioso? No, questo non è importante. L'importante è che alla fine si faccia la fusione tra la mia industria farmaceutica e quella del signor Schwarzkopf. Altrimenti le cose si potrebbero mettere male. La verità è che in farmacia bisogna precorrere i tempi. I tuoi concorrenti scoprono il Viagra e tu scopri il Califugo Vanghina. Un formidabile rimedio contro i calli. 15 anni di ricerca ci ho messo e 15 anni di calli. Sicuramente una grande scoperta. Vabbè, ho capito. Vado a prendere allora le mie camicie che non bisogno, non posso stare così con gli ospiti. Avete detto secondo in basso, vero? Secondo cassetto in basso. Terzo cassetto in alto! E come ho detto io! Genovefa! Genovefa! Eccomi! Per piacere, guarda chi è arrivato. Va bene. Ah, ma si ricordi che più tardi deve arrivare mio fratello? Non preoccuparti, dai, vai. Da lì. Berger, sì. Da lì, vai ad aprire. È arrivato il signor... Gaetano Zampitompi. Oh, Gaetano Zampitompi, prego, si accomodi. Gaetano Zampitompi. Va bene, ma che nome. Vai, grazie. Gaetano Zampitompi. Grazie, Genovefa. Arrivederci, Gaetano Zampitompi.
zampitompi. Oh, carità! Ma lui non c'è? No, è di là a cercare la camicia mia, tesoro! Però stai attento, che può arrivare. Sono tanto contenta che sei qui, e tu? È contentissimo, però siamo matti, questa è una pazzia. Una pazzia fantastica. Pensa che quando mio marito mi ha detto che ti aveva invitato per il weekend, l'avrei baciato. Oh, oh, non vedo l'ora di restare solo noi due, amore, solo noi due, da soli. Non vedo l'ora. Ma l'Arturo è talmente invadente. È vero, è un gran ficcanaso. Ecco perché dobbiamo stare attenti a quel che facciamo. Non preoccuparti, siamo al momento giusto. La tua stanza è di là. E stanotte quando lui russa... Ti ho detto, niente imprudenze. Oh, sei arrivato! Sono arrivato. Ma sono veramente contento di vederti. E poi... Ma ti trovo veramente in forma. Che forma? Beh, trovo in forma anche te. Non sei giallo come al solito, eh? No, no. Grazie del tuo invito. Senti, te lo dico subito. Sì. Avremo degli ospiti questa sera. Quindi staremo un po' stretti. Già, tanto stretti. Se non sbaglio è la prima volta che vieni da queste parti. Sì, è la prima. Oh, guarda, ti troverai bene, ti dormirai divinamente. Oh, vedrai come starai bene nel tuo lettone. Sicuro? Giovanna, basta con queste cerimonie. Hai fatto vedere a Gaetano la stanza? No, guarda, è la seconda camera a destra. Se vuoi puoi portar di là la valigia. Va bene, allora vado? Ma certo, vai, fai come se fossi a casa tua, vecchio scapolone. Grazie. Allora. Senti, io devo fare la lista per le ultime cose da preparare per stasera. E siccome oggi è sabato e i negozi chiudono prima, io vado. Va bene, finisci di fare la lista che poi ti accompagno in paese. Ok. Ah, guarda che da un momento all'altro può arrivare qui quella ragazza. Ma quale ragazza? Ma quella che mi ha mandato la proprietaria del bar dello sport. Ah, sì. Ok, allora io vado a preparare la lista. Guarda, mi metti in soggezione sto qua. Ah, sono qui. Facciamo un po' di bello. Senti, allora dimmi una cosa, Gaetano. La stanza, intanto, ti soddisfa? È bellissima. Ma sai che sono proprio contento di essere qui. No, e io no. Senti, vuoi qualcosa da bere? Che hai, un whisky? Ma sì. Qua c'è Glenglad 1840. Mi accomodi. Siediti che te lo servo subito. Ma guarda, e mi hai fatto veramente un grande favore a venire qui a trovarmi stasera. Anche perché sai, devo chiederti un certo piacere. Diciamo un certo piacere. Vai, sono a tua completa disposizione. Senti Gaetano, tu per me sei un amico, e lo sai. Ma che dico un amico? Il migliore degli amici. Ma che dico il migliore degli amici? L'unico vero amico sul quale posso contare. Ed avere una fiducia cieca. Una fiducia illimitata. Quindi, considerato tutto questo, se io ti svelo un segreto, tu mi giuri che non dirai niente a nessuno? Se proprio ci tieni, io... Te lo giuro, promesso. Allora. Io. Tu. Io ho. Guai. Che c'è pure? Che c'è? Che c'è? Io. Che è? Posso farlo? Io ho. Tu hai. Un amante. Un amante? Davvero? È una bellissima signora. Chiarona, la moglie del presidente della società della canna da pesca del Mattino, una società con capitale interamente del stato del Lago Maggiore e dei suoi affluenti. Caspita, sei proprio cotto. Ecco perché ti ho invitato. Sai, la Beatrice questa sera compie gli anni. Beatrice? Ma sì, si chiama Beatrice. Poveretto, ho detto compie gli anni, non potevo lasciarla lì da sola. Il marito si trova negli Stati Uniti per lavoro, quindi ha
alla fine ho pensato e ho deciso di invitare te. Non ho capito. In poche parole, ho invitato te per poter invitare lei. Qui? Qui, qua, qua. Ma io cosa c'entro? Certo che il coraggio non ti manca, eh? Invitare la tua amante in casa. Voglio proprio vedere la faccia della Giovanna. Forse che Gaetano, non ci siamo capiti, non mi sono spiegato bene. Ma io non ho invitato nessuno. Ma sei appena finito di dirmi... Ma sei tu che l'hai invitata. Io? Sì, perché a mia moglie diremo che la Beatrice è la tua madre. È la mia? No, allora... Non diremo proprio un bel niente. E perché? No, perché no... E poi, cioè, in che guai mi metti? Ma, mannaggia, ma che cosa dirà la Giovannina, cioè, voglio dire, tua moglie? E niente, ma perché tu adesso non puoi portare un'amica qui? Queste cose non si fanno. Mi sento categoricamente, non voglio, hai capito? Mi dispiace, ma è troppo tardi. Come troppo tardi? Sì, sono già d'accordo con la Beatrice che quando viene qui si comporterà come se fosse la tua amante. Ma... Arriva fra poco con la corriera. Non è possibile. No, porca miseria, ora che mi ricordo. Che cosa ti ricordi? Guarda Arturo, questa mattina ho venduto un'automobile antizio che ha lo spinterogeno e la batteria che non funzionano. Quindi guarda, prendo le mie cose e vado via subito. Fai come vuoi, però ricorda che quando la Beatrice viene qui, io la presenterò a mia moglie come la tua amante. Ah, questa è una vigliaccata, tu presentala come vuoi, tanto io prendo le mie cose e vado via. Vieni, essere lei. Ma guardi dallo specchio, ma che sta faccia? Stai andando a un funerale. Ti fare fare brutta figura. Ridi. Di più. Buongiorno. Buongiorno, lei sarebbe... Gottardo Camolardi. Lei? Io sono il signor Vanghina. Ah, il signor Vanghina. Bene, bene, bene. Quindi lei sarebbe il presidente della Pharmapum S.P.A. In persona. Oh, io sono il segretario del signor Schwarzkopf. Oh, Signor Schwarzkopf mi ha incaricato di venire qui questo weekend e portare con me tutta la documentazione necessaria per poter fare una eventuale fusione tra le mostre di questo città. Ma molto, molto bene. Ma signor Schwarzkopf dov'è? Ah, arriverà stasera o al più domani mattina. È dovuto andare a Karlsruhe. Mi ha detto che aveva... una Verwaltungsstrafversicherung. E sarebbe? Signor Vanghina, non mi faccia perdere tempo, eh? Una Verwaltungsstrafversicherung. Sì, ho sentito, ma che cos'è? Chi lo sa? Lei, sentito come così, lei non parla il tedesco. Lo sto imparando. Lo sta imparando? Allora lei come fa a parlare col signor Schwarzkopf? Ah, signor Vanghina, è facilissimo. Basta dire sempre già. Verwaltungsrat Sondersitzung vuol dire seduta straordinaria del consiglio di amministrazione. Gottardo Camolatti, grazie. Gaetano Zampitompi. Zampi che? Tompi. Piacere, signor Tompi. Zampitompi. Bene, se ho capito bene, lei questa sera si ferma qui da noi. Il mio capo è stato categorico. Devo aspettarlo. Bene, allora la sistemeremo. Lo sistemeremo nella mia stanza, visto che ora prendo le mie cose e vado via, no? Tutto bene? Tutto bene un corno, Giovanna. Pensa che Gaetano se ne vuole andare. E perché?
Buonasera, sono il segretario del signor Schwarzkopf, Capolastro. Sì, 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 perché? Come? Non dicevo a lei, spiegati. Stamattina ho venduto un'automobile che ha lo spinterogeno, la batteria e forse anche una gomma bucata a un tizio, quindi prendo le cose e vado via. Ma non è possibile. Scommetto che sei stato tu a metterlo a disagio. Io, ma da che sei matto? È che lui, appunto, è imbarazzato, si sente a disagio con lui. Allora la prendo io la sua stanza. Via zitto lei! Ma perché si sente a disagio? Sente a disagio perché mi ha rivelato alcuni particolari della sua vita intima. Cosa? Sì, adesso so tutto. Tutto? Oh Gesù! Conosco il nome della sua amante. Oh signore! No, me l'ha detto o no il nome della sua amante? Sta male la signora. E tu hai qualcosa da dire? Io? Io cosa devo dire? Ma... E allora sì, lo confesso. Ma Giovanna, che cosa confessi? Sì. No, niente. La Giovanna voleva dire che siccome l'ho detto a te, sarebbe giusto dire la verità anche davanti a lei. Non ho capito niente. Beatrice, si chiama Beatrice. Beatrice. Oh, finalmente. Finalmente? Ha detto il nome della sua amante, Beatrice. Cosa? Che cosa? Una signora affascinante, molto chic. Molto sciccosa. Stia zitto lei, ma non solo che sia una frottola. Ah, è vero. Ma è una cosa mostruosa. E non è finita qui. Non è finita qui, Questa signora, la Beatrice, fra non molto sarà qui da noi. Il Gaetano ci ha voluto fare una sorpresa e l'ha invitata qui, vero, vecchio? No, in casa mia quella lì non mette piede. Ma Giovanni, mi direbbe che tu sia un po' gelosa. Gelosa io? E di chi? Di chi? Di lui, del Gaetano. Non dire cretinate, su. Chi ha ragione, se non vi conoscessi così come vi conosco, potrei pensare che tra di voi ci sia una tretta amorosa. Ma sei ammattito. Posso fare una domanda? Certo, dica. Ma alla fine lui resta? Ma resta, vero che resti Gaetano? Sì, resto. E io? Lei che cosa? Vuole dormire qui lei? Sembrerebbe di sì, però voglio dire, dove mi sistemo? In mansarda, sotto il tetto. Ma mi domando, come mai non sei venuto qui insieme alla tua amante? Perché? Il sabato oggi la Beatrice lavora fino alle 13. Fino alle 13? Ma me l'hai detto tu prima, Gaetano. Prima. Bene. Allora, ora che abbiamo sistemato tutto, penso che possiamo andare in paese a fare le spese. Vengo anch'io? No, dai. Tu no. Dai. Tu devi stare qui ad aspettare la tua amante. Andiamo, Arturo? Sì. Dai. Andiamo. Dopo avrò qualcosa da dire. A me? A chi allora? Maialone! Signor Rompizzampi, le fanno maledetti? No, e mi chiamo Zampi Tompi. Thank you.
buongiorno. Buongiorno. È questa casa bambina? Sì, sì. Piacere, sono Beatrice. Lo so, purtroppo. Mi aspettava? Più o meno. Sono arrivata con la corriera. Sì, me l'ha detto. Chi? Lui, l'Arturo. Dov'è la padrona? La padrona. Ah, vuole dire la moglie del marito, l'Arturo, eh? Sì, la padrona dov'è? È uscita col padrone, col marito, con Arturo, E lei chi è? Zampi Tompi, l'amico dell'Arturo, Benissimo. Però, Beatrice, voglio subito precisare che non è stata mia questa idea balorda, Quale idea? È quella di farla venire qui, oggi. Ma a me non sembra un'idea balorda, insomma, bisogna pur guadagnarsi da vivere. Perché lui la paga? E ci mancherebbe che non mi pagasse. Che squallore, ha proprio toccato il fondo quell'uomo, Pagare la sua amante. Senta, insomma, dov'è la cucina? La cucina? E lei perché vuole andare in cucina? È perché non dovrei andarci, scusi. Mi devo cambiare. Ma guardi, lasci stare, noi non faremo proprio un bel niente. Ma non vorrà che lo faccia con questo vestito addosso? No, no, le ho ripeto, noi non faremo proprio un bel niente. Lasci perdere. Guardate, lei è uno strano. Senta, Beatrice, è meglio che lei sappia tutto di me. L'Arturo mi ha detto del suo arrivo appena pochi minuti fa. Io sono il Gaetano, ok? Dobbiamo conoscerci meglio. Innanzitutto, diamoci del tu. Accomodati. Se proprio vuole. Questo è suo. Innanzitutto, io ho un autosalone dell'automobile. Beh, allora? Ho preso a poco 50 anni. Non si dovrebbe. Ah sì? Perché quanti me ne dai? Almeno 58. Ah. Sono stato operato di appendicite e ho un neo a forma di tartarughina proprio qui, sulla chiappa sinistra. E cosa vuole che mi interessi? Tu! Ma tutto cosa? Oh, te l'ho detto prima, dammi del tè, su! Vabbè. Cosa vuoi che mi interessi della tua appendicite e della tua tartarughina sulla chiappa? Ma sono dei piccoli dettagli che si conoscono quando si dorme insieme, no? Aspetta, chi dorme insieme a chi? Noi due. Noi due? Senti, Beatrice, io non ne ho nessuna voglia, ma facciamo così. Io prenderò la poltrona e a te lascerò il letto. Insomma, dal momento che devono crederci amanti. Amanti? Ma che dici? No, ma non ti è stato detto? Ma no, non mi è stato proprio detto. Oddio, dove sono capitato? Oddio, che situazione. Comunque. Sì. Io qui faccio il mio lavoro. E lo chiama lavoro lei? Faccio il mio lavoro per 100 euro, più vitto alloggio, fino a domani e niente scherzi. Ma mancherebbe. Ma in fin dei conti, di che cosa si tratta? In fin dei conti si tratta di far sembrare di essere la mia amante. Soltanto far sembrare? Ah, sicuro, soltanto far sembrare. Che cretinata. Non dirlo a me. E va bene, ma un po'. Vai, sentiamo. Voglio altri 100 euro. 100? Euro, altrimenti non so ne fare. Faccia, va bene. Un amante? Questa è una sanguisuga. Allora? E arrivano. Ce l'ho anche giusti. Però, mi raccomando, ti devi comportare come se noi due fossimo davvero amanti. Sì, va bene. Questo è. Eva, però poteva dirmelo anche prima, mi sarei voluto rompere anche si la metta testa. Si metta qui. Grazie. Ai. La testa? Sì, la testa. Ma, guardi, a me è sembrato che lei avesse fatto un bel sempre più. Oh, vabbè, insomma, niente. Adesso cosa fa lei? Sta leggendo un testo. Sì, sto guardando i documenti di Vasco. Dove bene, va?
fate? Io adesso me ne vado. Dove va adesso lei? Ma glielo già detto. Oggi arriva mio fratello dalla California. Ah, California, con una sola R, Genoveffa. Ica le di cura il signor Arturo. Con il ca le uno, Magnina. Già. Ecco, lo scimmione pretendeva che io stasera mi fermassi fino a tardi. Ah, ma se gliela diamo sopperita ai padroni, non ce la tagliamo più, no? Brava, ben detto. Ah, sì, grazie. Ma lei è la Beatrice del Basporto? Eh sì, sono la Beatrice. Ah, mi sa che dove è la cucina? La cucina è da quelle parti, sì. Ma senta, lei è capace di preparare il brasato? Certo. Ah, benone. Ma non con il purè, con la polenta. Perché sa, al signor Arturo piace la polenta con il brasato. Bene, perfetto. Bene, io adesso devo andare. Mi tremano già le gambe. Arriva mio fratello. Che emozione. Non devi stare nelle ferme. Niente. Certo, spero... deve essere una grande emozione. Sì. E poi dopo 18 anni. E poi sa, chissà lì poi con quel clima. Sa che dicono che in California fa talmente caldo. E le galline? Fanno la muovere a coppa! Arrivederci! Tipo, va bene, io adesso vado. Ah, mi scusi signorina, volevo chiederle una cosa, ma... mi dica, la pagano bene? Non avrei intenzione di portarmi a letto a Fiello. Scusi? Sessuale. Come si permette, signorina? E se avesse delle intenzioni? Signorina, io l'unica intenzione che ho è quella di dare tutta questa documentazione al signor Schwarzkopf e poi andarmene via il più presto possibile. Va bene, allora io vado in cucina. Ma che cos'è tutta questa mania di voler andare in cucina? Dove dovrebbe andare, secondo lei? Giovanna, vai avanti che adesso arrivo. Attenta, stanno arrivando. Vieni qua. Mi raccomando, affettuosa, ok? È arrivata la persona che stavi aspettando. Sì, è arrivata, vero? Sì, sono arrivata. Bene, allora presentamela. Molto volentieri. Dunque, questa... la Beatrice. Cosa c'è? Niente. Aia. Così questa signorina è la famosa Beatrice. Proprio lei. Ma perché la conosce anche lei? Ma sicuro, è affascinante il mio metto, vero? Dipende da che parte lo guarda. Mi ama tanto, vero? Sì, tanto. Sembra un po' nell'intimità è un toro scatenato. Adesso però tutti devono sapere quando ci andiamo, tutti. Sì, però è il mio portamancino. È espansiva la ragazza, porto i pacchi di là. Aspetta, ti aiuto. No, grazie, non ho bisogno di un toro io. Ma lei chi è? Ma non la conosci? Ma mai vista, neanche in fotografia. Neanch'io. Zitto lei, per piacere. Insomma, lei chi è? Ma diglielo tu, amore mio. Ma scusa, non è l'amante? Amore mio. Senti, ma l'hai portato tu a questa qui? Oh, ma siamo matti. Ma posso parlare liberamente? Ma certo, dica. Io sono Beatrice, la cameriera del bar dello sport. La cameriera non è ancora arrivata? La cameriera è... La cameriera è in ritardo e la stiamo aspettando, vero Gaetano? Sì, in ritardo. È terribilmente in ritardo. Spero di non doverla aspettare in eterno. Arturo, mamma mia, sei sempre il solito. Ma dammi una mano, no? Tutte queste cose qua. Quanti ospiti hai invitato? Ah,
casa Vagnina. Come? Come? Eh? Ah, è per lei. Parla bene. Per lei, signor Camolà. Ah, sì, sarà la segretaria del signor Schwarzkopf. Hello? Arturo? Hai visto questa cameriera? È troppo elegante.
signore e mio marito. Il signor Gaetano e la signorina Beatrice sono nostri invitati. E lui è... Gottardo Cavolatti, piacere. E io sono la cameriera. Su, adesso filare in cucina. E lei porti in camera la sua pelliccia prima che si rovina. Con vero piacere. Su, filare in cucina. Vado. Il brasato e la polenta. Strana questa cameriera, è troppo elegante. Cara mia Giovanna, i tempi cambiano. Ma... casino infernale questa sera. È una situazione così ingrovigliata che è quasi più facile fare un'inversione a U in autostrada. Ma guardate qui. Oh, una caviglia che sembra la palla da calcio. Quattro pedate in 5 minuti. Ha ragione, signor Camolatti. Senta, ci vuole mettere del ghiaccio. Ma se lo metta in testa, ghiaccio. Signor Camolatti, se forse l'ha capito, ma per me questa supposta fusione tra la mia azienda e quella del signor Sbarzo è di vitale importanza. Ma... E senza questa fusione, io sono a terra. Ma se lo sta appena dicendo che questa fusione è appena supposta. Appunto, supposta, ma io come la metto? Signor Vaghina, e dove lavora bene? Allora, mi vado a
qualcos'altro da mettersi? No, assolutamente no. Venga, le do qualcosa io allora, andiamo. Venga. Fatelo! Sì.
tanto passiamo. Non so, sa che devo presentarglielo però, perché sai, no, devo presentarglielo bene. Io 5 anni fa ero a servizio della signora Beatrice. Oh. Lei ha una splendida villa sul lago, sai? Oh, sul lake. Wonderful, wonderful. Bene, bene. Bene. Sai che oggi ho preparato da sola la polenta? La polenta? Sì, sì. La polenta. Oh, la polenta intrasata, immagino. Sì, la polenta intrasata. Sa che è un po' fuori di testa questa qui. No, è una cosa, oh, signora. È solo un po' in aria. Bene, senta, ma come stai, signor Isidro? Isidro? Isidoro, vorrà dire. Sì, diamine, è suo marito, insomma. Ma lui sta bene, lui è in America e mi ha lasciato da sola. Ah, ho capito. Beh, noi adesso noi andiamo in cucina. Va bene. Ecco, andiamo a dare un'occhiata in cucina alla polenta. Alla polenta! E adesso facciamo il brindisi. E chi non beve con me
gallo lo colga! Perfetto, perfetto. Secondo me è per lei. Sì? Sì? Signor Camolà. Sì. È per lei. Ancora. Hello? Oh, si può chiedere chi d'acqua.
se ne fregate, c'erano tre burger. Allora, ragazze, dove sono andato a finire? Porca miseria, voi vedete che questo coso lì che mi ha fatto sognare? Porca miseria, che bel effetto che questo mi dà, porca miseria, adesso facciamo una cosa più interessante, prendiamo questo coso qua, e prendiamo questo qui, ce lo mettiamo un pochettino, ecco qua. Questo non va sprecato, lo mettiamo dentro qui, non si sa mai. Se quello lì mi ha fatto quello lì, ma chissà cosa succede adesso con questo. Porca miseria, se quello è stato un sogno con tre versi, chissà quanti ci saranno adesso di più. Io quasi quasi mi rimetto a sognare. Ma lei che cosa fa ancora qui? Quanto di
tutto io. Oh, grazie. Ma si immagini. Grazie, grazie, grazie. Signora Giovanna, cosa c'è? Io lo so che non sarei dovuta venire qui stasera. Perché? Perché così non mi sarei trovata in questa situazione impossibile. Lei ha già visto una cretina. Ma la prego, signora, non mi insulti. La cretina sono io, che mi trovo qui in casa l'amante di mio marito, una maialona. Ma no, ma no, ma mi ascolti un attimo. Guardi, è inutile usare mezze parole. Chiamiamo le cose con il loro vero nome, una vera maialona. Ma signora, insomma. La nipotina, sì, proprio una bella nipotina. La nipotina? Sì, la nipotina del Gaetano. Cosa? Sì, la nipotina del Gaetano, che in realtà è anche l'amichetta di mio marito. No. Sicuro? Sì. Ma è sicura lei? Sicuro, sicuro, è l'amante del mio Arturo. Ma dai prove. Certo che ho, guardi. Quel mostro ripugnante, perverso, brutto, sciagurato e farabutto. Oh, ma non c'è bisogno di prendersene quel mondo. Mamma, sai, è che io mi sono messa un po' nei suoi panni e... Infatti, io la ringrazio per la sua solidarietà, ma cosa posso fare per fargliela pagare? Lo ripaghi dalla sua stessa moneta. Si prenda un lante? Certo. Così, vendicandosi, rivendica me e tutte le cretine su questa faccia della terra. E se le dicessi che io ho giocato d'anticipo? Davvero? Sì, il mio amante è qua. Qua? Qua, qua. Ma cosa fanno le mie belle paperelle questa sera? Cosa fanno? Caro mio tesoro, c'è che tua moglie sa tutto, sai? Cosa? Tutto. Ma tu dovevi negare. Ma negare cosa? Ma tutto, negare cosa? Tutto, anche l'evidenza bisogna negare. Guarda, che lei questa nostra situazione non l'ha neppure sfiorata, sai? Allora siamo salvi. Allora, scusa, cos'è che sa? Sa che sei un farabutto. Non capisco. La nipotina. La nipotina? La nipotina del Gaetano. La nipotina del Gaetano? Ma quale nipotina? Che tu mi hai infinocchiato facendomi credere che è una cameriera e in realtà è la tua amante. La cameriera? Che non è una cameriera, ma è la nipotina. Come? Tu, adesso, pagherai per tutte le tue malefatte, sai? Ma non capisco cosa stai dicendo. Non capisci, non capisci. Tua moglie, la giovannina, ti tradisce. Come? Sì, e soprattutto con un uomo che ha passato la serata qui con noi. Quindi io, in fin dei conti, farei un cornuto. Certo, sai. E te lo meriti. Cornutone! Proprio voi cercate. Cos'è questa storia dello zio? Ho dovuto inventarla per tua moglie. E perché? Perché io non volevo passare la notte con lui. Allora ci è venuta in mente questa storia. Certo che voi due avete avuto veramente una bella pensata. Altri 100 euro. Vampira. Bene, adesso cerchiamo di fare un riepilogo per la mia povera testa. Lei sarebbe la cameriera, giusto? Giusto. E noi abbiamo fatto credere a mia moglie che lei era l'amante del Gaetano, giusto? Giusto. Ma c'è una nuova versione. Sua moglie
moglie crede che io sia la nipote del signor Gaetano. Già. E c'è una nuovissima versione dei fatti. Mia moglie crede che io sia l'amante della nipotina del Gaetano, cioè di me. Di me? Già. È tutta colpa sua. Mia nonna lo diceva sempre che le bugie hanno le gambe corte. Dimmi una cosa, Gaetano. Vai a letto con mia moglie, tu! Arturo! Ma sei matto? Perché mia moglie ha detto che io sono cornuto e che il suo amante è qui tra di noi! Oh, santo cielo! Insomma, vai a letto con mia moglie, sì o no? Sì o no? Tua moglie è simpatica, è brillante. Ma io... Ma tu che cosa? Ma non è il mio tipo. A me piacciono le donne alte. Invece la Giovanna... Ma che mi stai dicendo? Che mia moglie è una nana? Vabbè, una nana alta. Ma mi stai prendendo in giro? Oh, ma Arturo, tua moglie è un peperino. Mi ricorda quel detto che dice... La donna, per pur piccola che sia, batte anche il diavolo nella bugia. Gaetano, ma quante cretinate che stai dicendo stasera? Vada a rispondere, per piacere. Non sono mica la sua segretaria. Rispondi, nipotina, eh? Casa Vanghina, Vivit, il signor Schwarzkopf, nein, er ist noch nie angekommen. Wie? Ach so, ich weiß nicht. Wie? È caduta la comunicazione. Sì, ma prima, cosa vi siete detti? Ha detto che il signor Schwarzkopf doveva essere già qui da alcune ore. Da alcune ore? E dove sarà andato? E dove sarà andato? Se non facciamo questa fusione con la ditta del signor Schwarzkopf, io sono rovinato. Rovinato? Ah, e smettila di fare il pappagallo, per piacere. Camolatti. Lui ci può dire qualcosa del signor Svarco. Ma dove sarà finito? Dov'è? Giusto! È lui il colpevole! Colpevole di cosa? Ma è lui, è lui! Ma lui chi? Ma l'amante di tua moglie! Lo credi davvero? Ma sicuro! Ma non hai visto quel Camolatti come agitato? E poi con quei suoi occhi pieni di libidine? Ah sì? Io non me ne sono accorta. Zitta tu! Arturo, tu devi stare calmo e devi andarci con i piedi di piombo. Ricordati, di mezzo c'è l'affare Svasco. Eh già, infatti quello è il problema. Allora, sai cosa c'è? Meglio far finta di niente e tacere. E poi, cosa vuoi che siano un paio di corna in più o in meno ai giorni nostri? No, perché poi alla fine le corna sono le mie. Ah sì? No. Quando appena facciamo l'affare col signor Svasco, io a quel Camolatti lo strozzo. Lo strozzo! Arrivo qui. Oh, mi scusi, signor Vanghina, se ho messo le sue pantofole, ma sa, ho un piede come quello di un elefante. Ma chi gliela date? Ma la sua mogliettina, lo sa che è proprio carina? Lo so anche troppo. Prudenza, l'affare Schwarzkopf. Signor Camolatti, vuole qualcosa da bere? No, grazie, ho bevuto a sufficienza. Allora, non beviamo neanche noi stavolta. Senta, signor Camolatti, poco fa hanno telefonato dalla Germania, dall'ufficio del signor... Sì, e hanno detto che il signor Spazzo dovrebbe essere qui da alcune ore. Ma lei pensa che riusciremo a fare questa fusione che per il momento è soltanto supposta? E dagli ancora con questa supposta. Perché vede, il mio Callifugo fa miracoli. Io ho investito tanti di quei soldi nella ricerca di questo Callifugo che adesso io sono a terra. Su, coraggio, coraggio.
bravo. Ha ragione. Ci vediamo allora. Quacco, lei beve adesso. Le ho detto che ho già bevuto a sufficienza. Allora beviamo sempre, lo sai, quindi. Ah. E poi devo finire questi calcoli. Ecco. Signor Camolani, sì. Io penso che noi due abbiamo molte cose in comune. Prendete volentieri un caffè? Sì, grazie, ma allora ti sei calmata? Neanche un po', ma le regole dell'ospitalità vanno rispettate. Lo bevi anche tu, Gaetano? Molto volentieri. E tu, Gotti? Giovannina, grazie, anch'io lo prendo. Gotti? Sì, signor Vanghina, Gotti è il diminutivo di Gozzardo. Sa, io e la sua mogliettina siamo diventate molto amici. Ma lo sa che la sua mogliettina è un vero bijou. Signor Camolatti, sì. Le piace il gentil sesso, eh? Sono sincero, non ho molta esperienza. Vede, signor Camolatti, io penso che un uomo che induce la donna alla colpa, poi deve avere la responsabilità delle sue azioni. Prudenza, prudenza, prudenza un corno. Sì. Gotti, vede, certi sguardi, certe cose mi fanno pensare che... Che? Prudenza! Io non ho fatto mancare mai niente alla mia Giovannina. Vabbè, se per questo neanche io, eh. Il solo fatto che mi faccia cornuto mi fa diventare matto. Ah, ma io non capisco perché. Lei adesso mi sta raccontando tutte queste belle cose, ma soprattutto intime. Eh già, perché gliele sto raccontando? Secondo lei perché? 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 Il caffè è servito di là. Ah, bene, bene, bene. Signor Banchina, guardi qui. Il suo callifugo fa miracoli. L'ho appena messo prima di cena. Trac, 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 trac. E guardate qui. Vado benissimo. Ah, sì? È un vero morpetto! Vabbè, signor Camolatti, ce ne a prendere il caffè? Ma volentieri! Riusciamo a stare 2 secondi sopra? Sai, io mi sento così triste. La sera del mio compleanno e tu mi tradisci con la nipotina! Ma non è vero, non è vero! E poi, quella non è la nipotina! Non è la nipotina, e tantomeno la nipotina del Gaetano. Cosa? Sì. Ma chi è allora? Guarda, guarda, sì, guarda, è la cameriera del bar dello sport. Cosa? Sì, sì, guarda, è una cosa infernale, un casino infernale, io non ci capisco niente, niente, certo. Ma tu sei sempre nel mio cuore, cara la mia Beatrice. Davvero, Arturino ma mio? Sì. Oh, ma sì. Caro, caro, ma sì, caro, 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 caro. Ma bene, Melone, non ti bastava la nipotina del Gaetano, eh? E adesso ti fai anche la camerina. Giovannina! Ti sapevo insaziabile, ma non sino a questo punto. Adesso tra noi è proprio finita. Finita! Ma Giovannina, ma Giovannina, come mai? Ma Giovannina! Che situazione, ma che situazione mai questa? Che situazione? Ah, signora Beatrice! Oh, che bella serata, vero? Sì, bella da morire! Wonderful, wonderful! Insomma, senta, ma mi toglie una curiosità. Mi dica, ma chi è che è venuta quell'idea? Quale idea? Ma quella di scambiarsi i ruoli. Chi lo sa? Lo sa. È lei che fa la cameriera. E la Beatricetta del bar sport che fa la signora. Dov'è? Ah, dov'è?
sarebbe morto dalle risate. Sì, direi proprio di sì. Vado adesso. Aia! Aia! Mi scusi tanto, no. Proprio sul piede che stava guarendo. Non si vede. Signor Camorati, si sedia. Sì. Mi metto qui. Aia, ma le fa tanto male? Sì, da morire. Senta, prima che vado via, non è che magari le posso preparare una camomilla, una tisana, qualcosa? L'ha detto, una camomilla. Va bene, grazie. Allora vado a preparare la camomilla. Grazie. Con l'isolino, mi raccomando. La camomilla, guarda com'è conciato Peoli. Senta, Isolino, ma le volevo chiedere una cosa. Quand'è che tornerà in America lei? In America in 4 weeks, tra 4 settimane. Vorrei visitare il mio paese, se ci riesco, non si può sapere. Non lo so se ci riuscirà, signor Isolino. Comunque, anch'io sono stato un emigrante, sa? Sì, sono partito da Cuneo per andare in Germania. Lì si sta bene, ma qui si sta decisamente meglio. Ma, signor Isolino, da quanti anni è che lei è lì in quel paese? In questo momento non sono in grado di rispondere. Se ricordo bene, in California da 18.000 birre fa. Vabbè. Ecco qui la sua camomilla. Oh, grazie. Ecco, è stato proprio gentile, grazie. Prego. Isolino? Sì. Dobbiamo andare. Andiamo, perché io continuo a me. Hanno fregato la cosa. Dobbiamo andare, Isolino. Arrivederci, signor Camorati. Arrivederci, Genoveva. Mio Dio, che situazione. E non finisco sti conti stasera. Signor Camolatti. Sì. Di là ho trovato questo numero di Cavcad. Le interessa? Possiamo dargli anche un occhio. Dicevo, c'è un articolo sulla ditta Schwarzkopf. Così mi sono incuriosita. Dicono che si chiamava Testa Nera Schwarzkopf in lingua tedesca e che è nato a Cuneo, proprio come lei. Dicono anche che sia single. È vero. Perché non si è mai sposato, signor Schwarzkopf? Sarei potuto sposare una sola volta. Si chiamava Margherita. Lavorava in una pizzeria. Soltanto che ogni 4 stagioni diventava capricciosa. Ma posso fare una domanda? Mi dica. Perché non si è fatto riconoscere dal signor Vannina? Perché io quando cerco i miei soci, voglio conoscere a fondo. Allora è capitato nella serata giusta. Infatti. Signor Camolatti? Mi stanno cercando, sarà meglio andare via. Oh, ma Giovannina, perché hai detto che è un amante? L'Arturo era talmente infuriato che a momenti scoppia. Peggio per lui. Oh, ho sudato 7 camicie per sviare i sospetti che aveva su di me. Meno male che è convinto che adesso il pedigrafo sia il Camolatti. Cosa? Sì, il pedigrafo, il colpevole, il Camolatti. Oh. È proprio in questi momenti che mi pento di non aver ascoltato quel che diceva la mia povera mamma. E che cosa ti diceva? Non lo so, non l'ascoltavo mai. Tutte queste moine, tutte queste messe in scena, ho scoperto che quella maledetta pedigrafo è stata pagata dall'Arturo 10.000 euro. Ecco qua la fattura. Ah, e poi la fattura l'ha regalata alla tua nipotina. Santo cielo. Oh, Giovannina, vieni qui dal tuo micione. Dai, miciona mia, fai miau. No,
Dai, miau. No! Dai, fai miau. Ti prego, miau. E va bene, miau. Miau, miau. Disturbo? Sì. No. Sì, no? Almeno mettetevi d'accordo. Allora è così. Così? Cosa? Cosa? Sei tu il pedigrafo che vuoi prendere il mio posto. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalle apparenze. Dalle apparenze? Dimmi una cosa, Gaetano, quanti siamo su questa terra? 7 miliardi? Tieni, anche 8. Bene, anche 8 miliardi. Su 8 miliardi di persone dovevi proprio essere tu uno dei più cari amici a cercare di soffiarmi la moglie qui a casa mia. Marturino, sii moderno, su. Moderno? E tu, Giovanni, in tutta questa storia non hai niente da dire. Ma che cosa devo dire? Stai dicendo tutto tu. Allora prometto che ti lascerò parlare senza interromperti se mi dici la verità. Però prima dimmi una cosa. Ma come hai fatto a metterti con uno stupido come lui? Oh, uno stupido in più o uno in meno? Ti ringrazio della considerazione che hai nei miei confronti. E anche nei miei. Ma perché? Che cosa siete? Non siete altro che due stupidi. Noi donne siamo fatte di un'altra pasta, è inutile. Brava signora Giovanna, brava. Non mi interessa la sua solidarietà. E poi vi ho già detto di lasciare immediatamente questa casa, serva. Cosa? E se io non me ne andassi? Arturo, paga questa donna e mandala via. Guardi, che io non sono affatto una cameriera. Ah no, Lei non accetta più di fare la cameriera, no? E che cosa vuole fare? Vuole cambiare lavoro, Vuole cambiare mestiere e magari diventare la segretaria di Arturo, la segretaria tuttofare, Uè, guardi che io non sono assolutamente una carogna, lei non è una carogna. Ma io non volevo dire questo, Io non so cosa tu avevi in testa. Soprattutto da quando ho scoperto che ha invitato qui a casa il tuo amante. Veramente sei stato tu ad invitarlo. È vero, è vero, mi hai invitato tu, mi hai invitato tu. Ma zitto tu, carogna, pure tu. E guardi che in quanto a lei non è invidio neanche un po'. E perché? Lo sa, si rende conto che lei fa parte dell'harem di mio marito? Harem? Ma quale harem? Allora, tanto per chiarire, siete in due ad invidiare mio marito. Lei è la nipotina del Gaetano. Già, la nipotina. La nipotina le dice di andare a quel paese. Ma come si permette? Gaetano, richiama l'educazione della tua nipotina. Io cosa devo dirle? E poi non mi ascolterebbe. Lo sai come sono i giovani ai giorni nostri, no? Sei sempre il solito pappamolla. Ben detto, sono d'accordo. E poi la nipotina è stufa di essere la nipotina e sa cosa le dice? Che la nipotina non è affatto una nipotina e men che meno la nipotina del signor Gaetano. E allora che cos'è? Già, cosa sono? Lo dica lei, signor Gaetano. Io? Dillo tu, Arturo, dillo tu. Io? Signor Arturo. Prima che lei continui a dire un sacco di altre bugie, lo dico io. La signorina qui presente non è altro che la cameriera del bar dello sposo. Vero? Già. Cosa? E tu, disgraziato, hai regalato una pelliccia di visone a questo... Attenta alle parole, Giovanna! Ma la fattura parla chiaro! Mio marito ha acquistato una pelliccia per 10.000 euro! È vero no, Arturo? C'è qualcuno che ha una pastiglia di vano? Leggela, prego. Un momento! Quella è quella pelliccia appartiene a... A nessuno! È la pelliccia di nessuno! Ma è la pelliccia che hai regalato a mia moglie! A mia moglie per il suo compleanno. Ma se io compio gli anni fra 6 mesi, che ci vuole? Ma non te ne prima. È vero che quella pelliccia era per me. Ma certo, mia cara, te l'ho detto. Però, visto che tu hai portato qui a casa il tuo amante, io la prossima settimana la restituirò in negozio. Arturo, non farei una cosa simile, te lo proibisco. Arturo, guarda che te lo proibisco anch'io, sai?
Ma come si permette, serva? Cosa? Serva a me? E no, Pino del primo round. Prego, a offrire se.
questo passo. Salutiamo tutti, grazie della bella serata. Comunque, cioè, guardatelo, che causa del suo male pianga. Calde lacrime magari? Lacrime male? Anche calde lacrime. E allora facciamo lacrime di coccodrillo? Sì, lacrime di coccodrillo. Coccodaglio? O coccodaglio? No. Né calde lacrime, né lacrime amare, né lacrime coccodrillo. Niente di tutto questo. Che causa del suo mal, pianga se stesso. Guardatelo, con tutti i guai che ha combinato, è ancora capace di dare la colpa agli altri. Signor Vanchina. E c'è ancora. Mi raccomando, domattina alle 9 puntuale passerà la mia autista a prenderla con la limousine per portarla a Duin, Svizzera, nel mio ufficio, perché io e lei abbiamo un contrattino da firmare. Ma questo vuol dire che? Vuol dire che il suo califugo fa miracoli e noi lo distribuiremo in tutto il mondo. Però il nome non è proprio così interessante, dobbiamo cercare un nome più adatto. Mi dia un minuto. Sì. Ho trovato. Gotti. Califugo Gotti. E mai più piedi rotti. Va benissimo. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra, se
senza per suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene, devi sapere che il più grande spettacolo non ti diventa. Altro che il Colosseo, altro che America, altro che Lexus, altro che America, altro che Rolling Stone, altro che football, altro che Lady Gaga, altro che Oceania, altro che Argento Oro, altro che il sabato, altro che gli astronauti, altro che la TV, altro che il viaggio. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Grazie per gli applausi, per tutto, e vorrei anche ringraziare i nostri collaboratori, ovviamente che qua non si sono visti, però hanno lavorato tantissimo, ci sono quelli che hanno allestito tutta questa scenografia, e c'è per esempio il signor Alvar, insomma ci sono tante persone che hanno collaborato. E le nostre scenografe che sono bravissime, c'è la signora Patrizia, le due Patrizia che hanno lavorato veramente tantissimo, non si vedono ma sono loro che hanno fatto tutta questa bellezza. Poi c'è il nostro come si dice, cameraman Johnny Bello, che fa sempre le riprese fantastiche, lo ringrazio tanto. E, insomma, ringrazio veramente a tutti, spero che non ho dimenticato nessuno, il nostro tecnico del suono, il nostro pianista che è bravissimo, Emanuele Milanesi, che è qua dietro nascosto, ma anche lui ha lavorato tanto. Insomma, grazie a tutti voi. E Diana, la nostra suggeritrice, scusate, che è qua dietro, poverina, in piedi dall'inizio.